Lo prevedevamo perché sapevamo che le nostre proposte di politica economica, la nostra proposta di eliminare l'IMU sulla prima casa, quella di rimborsare l'IMU del 2012, quella sui capannoni agricoli, quella sui fabbricati agricoli, avrebbe prodotto immediatamente la differenza rispetto a una sinistra che non fa una proposta. I cittadini italiani non sanno con precisione quale sia il programma della sinistra, del Partito Democratico, hanno intuito e hanno fatto bene a intuirlo che si tratta di aumentare le tasse a sinistra. Lì la linea di politica economica l'ha detta la CGIL e la Camusso, che propongono una patrimoniale da 40 miliardi di euro che darebbe una botta fortissima al ceto medio italiano, ancora più forte di come l'ha data la rivalutazione delle rendite catastali e l'IMU sulla prima casa voluta da Monti. Noi avremo 4 miliardi dalla Cassa Depositi e Prestiti che rimborseremo alla Cassa Depositi e Prestiti quando avremo definito l'accordo con la Svizzera. L'accordo con la Svizzera vale tra i 20 e i 25 miliardi di euro, una tantum più una rendita strutturale di circa 5 miliardi di euro. Lo stesso accordo lo hanno fatto la Gran Bretagna e l'Austria e lo sta sottoscrivendo la Germania, quindi riteniamo che sia assolutamente fattibile. Noi avremmo un rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti come quello dei che abbiamo utilizzato per i terremotati dell'Emilia, ed è un debito immediatamente rimborsabile attraverso la firma dell'accordo con la Svizzera. Noi non abbiamo promesso 4 milioni di posti di lavoro, noi abbiamo promesso, perché lo abbiamo scritto sul programma e ci impegniamo a realizzarlo, un piano per l'occupazione giovanile straordinario, e consiste nel fatto che diciamo agli imprenditori che assumeranno giovani a tempo indeterminato per 5 anni non pagheranno le tasse, cioè gli imprenditori che assumeranno i giovani a tempo indeterminato non pagheranno tasse sul lavoro per 5 anni. Allora il presidente Berlusconi ha spiegato che, essendoci 4 milioni di imprese in Italia, questi 4 milioni di imprenditori, se assumessero uno per ciascuno, grazie alle nuove norme, un disoccupato, un giovane, e allora si potrebbe arrivare a 4 milioni di posti di lavoro.